Grazie a tutti di essere qui stasera, prima di tutto. Io mi chiamo Giovanni Favia e non sono qui come politico che chiede una delega in bianco per 5 anni. Io sono un cittadino che intende la politica come servizio civile. Mi impegno a farla per massimo 10 anni, perché non voglio diventare come quei mezzi busti in giacca e cravatta che si fanno vedere 3 mesi prima delle elezioni, fanno delle promesse e poi spariscono. Io voglio lavorare con l'intelligenza collettiva, internet ci permette in pochi secondi l'accesso alla conoscenza e noi non siamo, innanzitutto non siamo un partito, siamo un movimento che non ha un manifesto ideologico ma che vive di idee. Allora ci chiamano l'antipolitica, ma noi vogliamo portare nei consessi istituzionali, comuni, regioni e spero in futuro anche alla Camera e al Senato, quelle che sono le idee del futuro. Idee del futuro che noi sviluppiamo sia col web ma anche con la rete territoriale, comitati, associazioni, liste civiche. E per noi il 3% è uguale al 30%, perché se ne entra uno, ne entrano migliaia, perché entra un network. Allora noi abbiamo questo progetto che a nostro avviso è rivoluzionario. Siamo cittadini che non ce la facevano più a stare in casa, a lamentarsi, indignarsi e basta. Cittadini che hanno spento i TG unici, hanno acceso internet, e anche grazie a Beppe sono diventati dei cittadini informati. Il primo progetto di legge che noi presenteremo, se riusciamo a entrare in regione, grazie a voi, si chiama progetto anticasta. Voi dovete sapere, e non ve lo dicono, che oggi la politica non esiste più. La gestione della cosa pubblica è stata appaltata dalle SPA con capitale pubblico. Perché fanno delle SPA? Le fanno ormai per qualsiasi cosa. Adesso in regione Vasco Errani vuole privatizzare Intercenter, che è la centrale che gestisce tutti gli appalti per tutti i comuni della regione. Perché vogliono fare questo? Perché a differenza della pubblica amministrazione, queste SPA non devono rispettare bandi, concorsi, non c'è controllo del sindacato ispettivo e allora è più facile far girare i soldi. E c'è bisogno di far girare i soldi perché oggi il partito, come noi lo pensavamo, lo conoscevamo tanti anni fa, non esiste più. Oggi anche qua, soprattutto qua in Emilia Romagna, c'è un aggregato di potere che ruota intorno agli amministratori locali, dai sindaci fino al presidente di regione. E la leva attraverso la quale queste persone controllano il potere e gestiscono le clientele sono le nomine in queste società private. Queste nomine per legge regionale, non sono regolamentate. Ovvero i sindaci e il presidente di regione possono nominare chi vogliono. Abbiamo un esempio bellissimo a Bologna. La società più importante partecipata di questa regione si chiama ERA e il Consiglio di Bologna, il Consiglio Comunale di Bologna, attraverso il sindaco, nomina 2 consiglieri. Ebbene, il sindaco del Bono ha nominato il suo avvocato di fiducia, il signor Trombetti, che è un avvocato penalista, non sa nulla di diritto societario, in questa società. I consiglieri nel CDA di ERA si sono autodati uno stipendio di 150.000 euro all'anno, non hanno obbligo di presenza, non hanno incarichi operativi, fanno una decina di riunioni, non sappiamo di cosa parlano, non sappiamo se vanno, però gli paghiamo qualche migliaio di euro all'ora dei nostri soldi. Quindi il nostro progetto, il secondo binario, oltre che inondarli di proposte e di idee, è quello di aprire un canale di trasparenza tra la pubblica amministrazione e i cittadini. Perché le persone che lavorano devono sapere come i politici spendono i soldi delle loro tasse. Questa è la prima cosa che cercheremo di fare. Quindi noi vogliamo depositare questa legge che sarà contraddistinta da 3 punti, che sono, per noi sono 3 punti scontati, di buon senso, l'ABC della politica. Allora, il primo è un contenimento degli stipendi d'oro, ovviamente correlato alle responsabilità che hanno questi manager pubblici, ma non è possibile che il presidente di ERA guadagni più del presidente degli Stati Uniti d'America. Il secondo punto è il divieto di cumulo di cariche. Sono tantissime queste società, sono decine, sono centinaia le nomine. Ecco, nelle società chiave ci sono sempre le stesse persone, poche persone
di fiducia su molte poltrone controllano meglio come girano i soldi. Noi vogliamo spezzare questa cosa, fai il lavoro, ne fai uno e lo fai bene, quindi il divieto di cumulo di cariche per legge. E la terza cosa, e la terza cosa, forse quella più rivoluzionaria oggi, si chiama meritocrazia. Scegliamo questi manager pubblici attraverso un concorso trasparente e pubblico. Ogni singolo professionista dell'Emilia Romagna può inviare il suo curriculum online, tutto trasparente. Poi possiamo anche lasciare le nomine in capo a questi signori. Però poi il cittadino, da casa, può vedere se sono andati avanti gli amici degli amici, i portaborse, i capi corrente, oppure se sono andati avanti veramente le persone che meritavano, che avevano il curriculum e che ci possono garantire quindi una corretta gestione di questi servizi fondamentali per la nostra vita. E voglio trattare un altro tema velocemente, che è quello del lavoro. Non è possibile che lo Stato, attraverso gli enti pubblici, eroghi dei finanziamenti a delle imprese, a degli imprenditori. Quindi finanziamenti pubblici, soldi nostri, dei cittadini, e poi con questi soldi queste imprese chiudono gli stabilimenti in Italia e li aprono magari in Sud America o nell'Est Europa. Ecco, questo non sarà più possibile. Se prendi i nostri soldi, lo Stato italiano devi investire sul territorio. Ovviamente non sarà più possibile se riusciremo a far passare le nostre idee che in 448 un capannone industriale diventi delle villette a schiera, perché anche questo è un incentivo per l'imprenditore a chiudere qua il lavoro, la produzione e a portarla dove il costo del lavoro è più basso. E vorrei parlare un attimo di cemento, perché continuano a costruire fuori dalle città, mentre in Emilia Romagna e in molte città i centri storici si spopolano e rimangono in mano al degrado. Non si costruisce perché c'è un effettivo bisogno di casa, perché voi non sapete quante case comunali, quante case pubbliche non vengono assegnate, sono vuote, perché queste amministrazioni negli anni hanno accumulato centinaia di milioni di euro di debiti e non riescono a ristrutturarle. Allora noi diciamo una cosa, prima di costruire un metro cubo in più di cemento, ristrutturiamo quello che abbiamo attraverso la bioedilizia, si chiama rigenerazione urbana, è quello che fanno nel nord Europa. Noi ci ispiriamo in maniera molto semplice, siamo dei gran copioni e non ci vergogniamo di dirlo. Vorremmo il piano rifiuti zero della California, ma crediamo che queste idee del futuro possano alzare anche gli indici di occupazione. A parità di peso, adottando un piano rifiuti zero, ci sono 15 occupati rispetto ai 2 occupati di un impianto di incenerimento o di discarica. Nel 2010 facciamo ancora i buchi e mettiamo rifiuti sottoterra o li bruciamo, credendo che spariscano. I rifiuti poi diventano qualcos'altro quando li bruciamo e vanno nel terreno, vanno nell'aria che respiriamo. Questa ci dicono che si vive meglio, che si vive di più. Non ci dicono le percentuali d'aumento delle malattie degenerative, dei tumori. Ci stanno avvelenando a norma di legge. Dentro l'ARPA c'è la politica e ci dicono delle balle legalizzate. Nell'AUS c'è la politica. La politica ormai ha occupato la cosa pubblica e noi dobbiamo ricostruire i cittadini e dobbiamo riprenderci il nostro paese. Noi stiamo crescendo, io ho vissuto anni come singolo cittadino frustrato perché non credevo nei partiti ma non potevo fare niente allo stesso tempo. Poi grazie a Beppe Grillo ho capito che eravamo tanti, abbiamo iniziato a contarci, abbiamo iniziato a fare qualcosa di concreto con poche chiacchiere e oggi ho capito una cosa, che non dobbiamo sentirci isolati. Una formichina da sola non fa niente, ma 100 milioni di formiche insieme si mangia un elefante. Quindi invito tutti a partecipare attivamente.